Senza ulteriore indugio, iniziamo con la prima presentazione. Italian Berry è una testata che si occupa in particolare e solo esclusivamente di piccoli frutti, e questi sono alcuni dei dati che abbiamo raccolto nel corso degli ultimi 12 mesi. Innanzitutto i dati del consumo dei mirtilli in Italia. Nel 2020 6.300 tonnellate, nel 2021 un aumento del 28,8% con 8.115 tonnellate consumate in Italia. Questo è un risultato importante, è un aumento molto, molto rilevante, ma guardate che cosa siamo noi Italia rispetto al mercato del Regno Unito. Noi abbiamo consumato l'anno scorso 8.000 tonnellate, nel Regno Unito 50.000 tonnellate, quindi c'è un enorme spazio ancora di crescita, quindi questa è una buona notizia, direi. Per quanto riguarda in particolare il profilo del consumatore italiano, vediamo che il consumo per famiglie acquirenti è molto aumentato, da 580 grammi a 880 grammi nel 2021, però solo poche famiglie ancora in Italia acquistano mirtilli una volta all'anno, almeno una volta all'anno. Qua vediamo i dati sono attorno al 12%, quindi 7 famiglie su 8 non hanno mai comprato neanche un cestino nel corso del 2021. Questo è un dato molto interessante perché significa che c'è una grande potenzialità di aumento. Questo è una statistica sul prezzo medio al dettaglio di un mirtillo standard da 125 grammi, come lo troviamo sui supermercati italiani. E vedete che a questo livello qui inizia praticamente la stagione principale del mirtillo italiano del Nord Italia, e abbiamo un momento di abbassamento dei prezzi che si riprendono verso la fine dell'estate. Ripeto, questi sono i supermercati italiani. Per quanto riguarda i lamponi, l'anno scorso c'è stata una performance direi eccezionale, perché le quantità sono aumentate di quasi il 60%, passando da 1.800 tonnellate a quasi 3.000 tonnellate consumate dalle famiglie italiane. Di nuovo facciamo un confronto impietoso con il Regno Unito e vediamo che i consumi sono 10 volte tanto nel Regno Unito, quindi sicuramente anche in Italia c'è spazio per aumentare i consumi. Anche qua le penetrazioni sono ancora basse. Questo è di nuovo l'andamento dei prezzi, anche qui vediamo una curva molto elevata durante l'inverno e i prezzi che in estate durante il picco si abbassano considerevolmente, andando a finire sotto mediamente ai 16-18 euro al chilo. Per quanto riguarda le more, non è stata un'annata così felice per il consumatore italiano, che ha diminuito i consumi, che sono passati da 724 tonnellate a 705 tonnellate. Anche qui vediamo che mentre noi abbiamo un fatturato di 9 milioni di euro, nel Regno Unito siamo a oltre 60 milioni di euro di fatturato. Sulle more si sconta una penetrazione molto bassa, praticamente una famiglia su 16 solo ha acquistato almeno una volta le more in Italia, e quindi anche qui vediamo che c'è un importante momento di potenziale aumento. Anche qui nei prezzi delle more vediamo la curva che si abbassa durante il periodo principale delle produzioni italiane estive. E potete avere tutti questi dati visitando il nostro sito, qua basta con il cellulare inquadrare il codice QR, oppure se mi volete contattare anche per altre informazioni, per potenzialità commerciali di esportazione e importazione, sono a vostra disposizione. Adesso vorrei passare quindi al discorso della tavola rotonda.
E abbiamo qua dei rappresentanti del territorio che voi conoscete bene, che rappresentano una parte molto importante delle vendite di piccoli frutti che vengono realizzate e prodotti in questa zona. E vorrei iniziare con Alessandra Sacchetto, che è responsabile commerciale di Asprofrut. Alessandra, tu sei stata, hai vissuto in prima persona l'inizio di questa avventura dei piccoli frutti in Piemonte, in particolare in Mirtilli. Asprofrut è stata tra i protagonisti 20 anni fa. Che cosa hai visto cambiare in questo lungo periodo di tempo? Grazie Thomas e buongiorno a tutti. Sì, Asprofrut, o meglio, i produttori di Asprofrut sono stati i primi ad investire, a credere nei piccoli frutti, in modo specifico nel mirtillo. I primi produttori 20 anni fa hanno intuito le potenzialità di questo piccolo frutto. Lo sappiamo, il mirtillo è un frutto buono, un frutto accattivante, facile da consumare, soprattutto anche abbiamo constatato avere importanti caratteristiche salutari. Asprofrut dal canto suo ha da subito potuto verificarne le potenzialità a livello economico e di mercato. Il numero di produttori Asprofrut nel corso di questi 20 anni è aumentato di anno in anno, sono state messe in buona nuovi impianti, sono nate nuove aziende di mirtilli e sono stati raggiunti i 100 ettari di superficie coltivata. Nello specifico, la produzione commercializzata dal nostro ufficio lo scorso anno ha toccato i 3.500 quintali. Parliamo di mirtilli convenzionali, mirtilli bio e per il primo anno appunto anche mirtillo Demeter. In tutti questi anni, in questi 20 anni, abbiamo potuto vivere tutti i numerosi cambiamenti del panorama mondiale, questo sia a livello produttivo sia a livello commerciale. A livello produttivo abbiamo visto crescere a dismisura le produzioni di mirtilli praticamente in tutti i paesi del mondo, a partire dalle storiche Spagna e Polonia, al Sud America, in Cile, in Argentina, in anni più recenti anche Perù, Marocco e Africa. Dal punto di vista commerciale abbiamo assistito a quello di cui ci parlava prima Thomas, nel senso a quell'enorme campagna di formazione e informazione che gli importatori inglesi hanno fatto nelle scuole, nei punti vendita. Questa attività di promozione ha fatto diventare sin da subito il Regno Unito come il principale compratore e consumatore dei nostri mirtilli. Nel corso degli anni il valore economico dei mirtilli è cambiato, i prezzi si sono ridotti, questo ovviamente considerata l'aumento delle produzioni, ma in modo particolare nel mercato inglese si è creato una sorta di equilibrio appunto fra il maggior prodotto offerto e il valore di mercato. Questo equilibrio ha generato un prezzo medio, inteso come un prezzo che ormai è abbastanza consolidato negli ultimi anni. A mio avviso è ancora un prezzo buono ed è un prezzo che consente comunque alla produzione nostra di continuare a investire e soprattutto ad essere remunerata. Dal punto di vista varietale, anche lì i cambiamenti sono stati tanti. Avevamo le prime varietà che nel corso degli anni sono venute meno, varietà come il Blue Crop, il Darro, il Blue Ray. Questo a segnare il trionfo del Duke. Il Duke si è rivelato essere la varietà più adatta al nostro territorio, ma soprattutto la varietà qualitativamente più apprezzata dai nostri clienti. Il nostro territorio non ci consente di investire o comunque di puntare su varietà precoci al Duke. In questo senso e per questo ci siamo concentrati sulle varietà tardive. In questo modo comunque riusciamo ad ottimizzare i tempi di raccolta in campagna e soprattutto riusciamo ad allungare il periodo di commercializzazione del mirtillo. Questo soprattutto grazie a quello che ci diceva Thomas prima, cioè dell'aumento dei consumi che si sta verificando in Italia. I nostri produttori hanno puntato sulla varietà da wrapper, ma comunque ci sono molte altre varietà, poi i miei colleghi dopo di me sono molto più bravi di me a parlare di varietà nuove. Comunque abbiamo considerato varietà come il top shelf, il cargo o il titanio.
i consumi. Come diceva Thomas prima, infatti i consumi italiani sono aumentati in questi ultimi anni e questo non può che farci piacere e appunto ne siamo contenti. In questo senso e grazie a ciò abbiamo potuto concentrarci e rivolgerci a quelle cultivar più tardive che ci permettono di uscire da quella, noi la chiamiamo finestra commerciale, cioè dalla durata dell'acquisto dei mirtilli da parte del mercato inglese, finestra che il mercato inglese ci apre la prima o la seconda settimana di giugno, ma che prontamente ci chiude dopo 3 o 4 settimane, questo perché iniziano le produzioni polacche, peraltro a prezzi, lo sapete tutti, molto inferiori rispetto ai nostri. Secondo me il mercato dei mirtilli è ancora vivo con un discreto spazio di continuità. C'è da dire che si sta aprendo un mercato, si sta aprendo il mercato anche degli altri piccoli frutti e questo indubbiamente rappresenta un'opportunità importante di crescita delle nostre produzioni, delle nostre aziende. Mi riferisco in modo particolare, in forma un po' più ridotta, alla mora, ma in modo particolare al lampone. Il lampone in questi ultimi anni, ribadisco appunto quello che appunto ha detto Thomas, addirittura i dati del lampone non li conoscevo esattamente. Comunque è vero, il lampone sta riscuotendo un successo, un buon successo di mercato, una costante richiesta di consumi e soprattutto noi registriamo delle richieste sempre più interessate da parte dei nostri clienti. Il lampone e stiamo pensando infatti di investire nel lampone, ci stiamo pensando in termini anche di export, per questo abbiamo sicuramente bisogno del prezioso lavoro dei nostri colleghi di Agrium, questo perché pensando all'export ci servono varietà resistenti, varietà croccanti, soprattutto di calibro e appunto soprattutto varietà che ci garantiscano quello shelf life che ci permette di approcciarci all'Expo. Bene, grazie Alessandra, grazie a voi. Che ha tracciato un quadro molto importante del mercato inglese che tradizionalmente in questa provincia di produzione molto orientata alle esportazioni, in particolare per i mirtilli, ha costituito storicamente, direi, la spinta necessaria per far partire un intero settore. Questo però negli ultimi anni non significa che esiste solo il mercato inglese. 15 anni fa l'Agnasco Group ha costituito una cooperativa specializzata nei piccoli frutti, Blu di Valle, e abbiamo qua Massimo Perotto che ringrazio per la sua presenza. E ti chiedevo, Massimo, oltre all'Inghilterra che anche voi frequentate storicamente, su quali altri mercati vedete un particolare interesse per il futuro? Grazie Thomas, buongiorno a tutti. Sì, come diceva Thomas, la Blu di Valle, che è stata costituita nel 2007, ha sempre visto la finestra commerciale, quella che ha parlava anche Alessandra, sul mercato inglese, e logicamente su questa finestra veniva collocata la varietà principale che è Duke, che è quella che comunque è la varietà che si adatta meglio al nostro territorio e che comunque continua a dare degli spunti interessanti anche a livello internazionale per in termini di giusto rapporto di calibro e dolcezza e gusto. Oltre all'Inghilterra, però, come diceva Thomas, abbiamo sempre cercato di guardare ad altri paesi e crearci delle opportunità commerciali, degli spazi commerciali, perché comunque è vero che vedevamo nell'Inghilterra una crescita esponenziale a 2 cifre ogni anno e continua ancora a essere adesso, e per fortuna che è così, vedendo i quantitativi e gli ettari che stanno aumentando non solo in Italia ma in giro per l'Europa. E quindi insomma, da un lato ci preoccupava questo dato che nel caso in cui fosse arrivata la saturazione del mercato di non trovarci impreparati ma iniziare a diversificare le vendite, per cui abbiamo iniziato sia a guardare il mercato nazionale, che comunque per noi in questo momento negli ultimi anni è passato dal 15% e adesso andremo verso il 30-35% delle nostre vendite, però abbiamo iniziato a guardare anche sempre ai paesi nordici in principale, perché sono quelli che stanno dando uno spunto in più, no, a livello di richieste, di consumi, per cui diciamo, tutta la parte del
del nord Europa, a partire dalla Danimarca, Belgio, Olanda, paesi scandinavi, e poi negli ultimi anni si è visto anche una crescita dei consumi sul mercato tedesco. Questo ha fatto sì che iniziassimo anche a vedere, a diversificare un canale commerciale non soltanto più rivolto a un prodotto mirtillo convenzionale, ma anche a vedere in parti anche importanti il mirtillo biologico in primo, dove comunque il mercato tedesco è quello che comunque sta rispondendo meglio in questa fase, e poi negli ultimi due anni abbiamo integrato con la linea biologico Demeter, con due nostri produttori, anche questi diciamo un livello superiore biologico, dove vediamo anche adesso che nel mercato tedesco sta arrivando alla risposta migliore, anche se alcuni paesi, Austria e Svizzera, pian pianino si stanno avvicinando anche a questa tipologia di vendita. Andando oltre al mercato europeo, seguendo anche un po' i nostri canali di commercializzazione, che non sono soltanto il mirtillo, ci hanno permesso anche di iniziare a intraprendere delle nuove sfide. Quindi mi riferisco alle vendite che abbiamo intrapreso negli ultimi 4 anni tramite la via aerea. Chiaramente parliamo di quantitativi limitati, sono delle nicchie in questo momento, però l'opportunità che si può venire a creare e che ti dà la possibilità della penetrazione del mercato, quindi ti dà la possibilità di far vedere il proprio marchio all'interno dei clienti in via aerea, che principalmente abbiamo fatto Medio Oriente e Hong Kong, e poi c'è la possibilità eventualmente di poter implementare, stiamo facendo delle valutazioni negli ultimi anni, con delle eventuali vendite su container. Chiaramente, insomma, la vendita su container deve essere presa con una determinata, insomma, non a cuor leggero, perché comunque subentrano tutta una serie di meccanismi di valutazioni affinché il prodotto arrivi a destinazione in ottime condizioni. Quindi stiamo facendo dei test per simulare dei trasporti su container all'interno del magazzino, per cui tutta una serie di stage, dall'individuazione dei produttori delle zone più vocate, per cui ci danno una certa garanzia di conservabilità, e fino all'utilizzo delle tecniche di imballaggio e di conservazione che in questo momento i fornitori e il mercato ci possono mettere a disposizione. Quindi, insomma, stiamo cercando di vedere il mercato del mirtillo non soltanto rivolto al mercato europeo, ma trovarci delle opportunità di mercato per non farci trovare impreparati nel caso in cui arrivassero delle richieste importanti da altre zone del mondo. Grazie Massimo, credo che tu abbia aperto una finestra sulla quale è opportuno fare una sottolineatura, cioè non solo il Duke, non solo il mirtillo standard, non solo una presenza indifferenziata sul mercato, ma l'apertura di nuovi segmenti, di una differenziazione. Tu hai parlato di biologico, hai parlato di Demeter, hai parlato di linee premium che vanno su mercati premium. Ecco, credo che questo sia un punto estremamente importante, perché ovviamente competere solo sul prezzo, c'è sempre solo uno che vince, quello che costa meno, e quindi è molto importante per questo distretto iniziare a evolvere di più queste nicchie, questi segmenti. A questo riguardo mi interessa sentire anche l'opinione di Romualdo Riva, che è direttore di Berry Way, che è una società diciamo che al confronto di questi vecchioni qua, voi siete dei giovinetti, siete nati da pochi anni e siete nati con un'idea molto ardita, direi, cioè di non accontentarsi di fare il lavoro che fanno tutti gli altri, ma di aggredire direttamente il segmento premium e in particolare sul mercato italiano. Quindi una doppia sfida, un doppio salto mortale. Come è andato questo doppio salto mortale? Intanto buongiorno a tutti. Direi che tu hai toccato un argomento molto, molto importante. E intanto Berry Way nasce, appunto, come dicevi tu, qualche anno fa, è nato a fine 2018, nasce su un'iniziativa di 4 soci, 2 soci italiani, Ortofrutti Italia, che è un'azienda piemontese, RK Drovers, che è anch'essa azienda italiana, e 2 partner stranieri. L'idea nasce proprio quella di creare un progetto nuovo, un progetto specificatamente per il mercato italiano, quindi, come dicevi tu, mercato particolarmente complesso, particolarmente
importante per noi, perché viviamo in Italia, quindi abbiamo assolutamente necessità di sviluppare questo segmento, ma un mercato complicato e complesso rispetto a quello che è diciamo, il panorama europeo, almeno della grande distribuzione in particolare, dove tu prima non l'hai sottolineato, ma segmento di mercato dove passa credo il 90% della vendita di piccoli frutti. In realtà diciamo, il mercato tradizionale è un mercato molto frammentato, dove sostanzialmente viene venduta una piccolissima quantità di prodotto per una questione anche logistica e di gestione del prodotto. Voi immaginate quelli che sono i mercati generali, qual è l'organizzazione, no? Di mancanza di refrigerazione, di aria refrigerata, un aspetto complesso, perché in realtà i miei colleghi, tu prima avete parlato in particolare del mondo mirtillo, ma il mirtillo è uno di piccoli frutti. Parlare di mirtilli è diverso rispetto a un lampone, a una mora. Quindi questo è stato un po' l'incipit delle aziende che hanno pensato 4 anni fa di creare Berryway con appunto l'obiettivo di sviluppare questo mercato in Italia. Dicevamo, mercato frammentato, grande distribuzione frammentata, percezione del consumatore ancora abbastanza bassa, e lo vediamo dai numeri, dalla penetrazione delle famiglie che acquista, parliamo di un 12% sul lampone, parliamo di un 20-21% sul mirtillo e parliamo su 3-4% sulle more. Quindi abbiamo tutti quanti, diciamo questa sala nell'ulteriore conferma, no? Abbiamo questa percezione di un grande sviluppo dei piccoli frutti nei prossimi anni, ma dobbiamo fare attenzione, dobbiamo costruire un progetto di filiera che abbia delle basi certe, perché da una parte c'è una grande opportunità, ma dall'altra parte potrebbe essere anche una grande scommessa insomma, difficile da superare. Il mondo dei piccoli frutti è un mondo particolare, ha una gestione particolare, non può essere confusa con la frutta maggiore, perché ha delle logiche diverse di coltivazione, di conservazione, di tecniche di vendita, e soprattutto diciamo, è nella fase embrionale sul mercato italiano, perché spesso sono poche le catene distributive che fanno una politica incisiva sulla vendita dei merci. Voi sapete che l'acquisto dei piccoli frutti è fondamentalmente un acquisto di impulso, quindi quando uno è nel reparto ortofrutta, se vede un'esposizione di piccoli frutti, se vede una massa importante, se vede insomma, è invogliato a comprare. Ti interrompo giusto per dare un dato. Noi come Italian Berry ogni 2 settimane visitiamo i supermercati di una città italiana e mediamente il 6% dei piccoli frutti sono a scaffale vuoto, cioè c'è l'etichetta ma non c'è dietro il cestino. Questo è un po' indicativo di una gestione difficoltosa da parte della grande distribuzione, credo. È proprio per questo che è necessario costruire un progetto di filiera complessivo che tenga conto della produzione, che tenga conto della distribuzione e che tenga conto anche, in qualche modo si coinvolga anche la parte finale, perché noi spesso con i dati che tu citavi prima parliamo di consumatori. In realtà la nostra scommessa, diciamo, di tutti quanti, non è tanto non ancora riuscire a parlare con il consumatore, ma riuscire a creare una filiera e coinvolgere i buyer della grande distribuzione e quindi di conseguenza le aziende che stanno dietro ai buyer. Perché se io da consumatore entro in un supermercato e perdo 10 minuti per cercare un collo di mirtillo, di lamponi o addirittura un collo di misto, come si faceva 10-15 anni fa, sono vendite assolutamente diverse. Io quando entro nel supermercato ho
necessità di trovare un'esposizione massiva nel banco frigo, ma anche fuori banco nelle attività promozionali, dove possa colpire il consumatore e quindi come dire, incentivare la vendita. L'altro aspetto è non dobbiamo limitarci a parlare di vendita di piccoli frutti, perché questo sarebbe un altro errore. Noi non dobbiamo vendere solo mirtilli o solo lamponi o solo more, dobbiamo vendere un prodotto che soddisfi pienamente il consumatore, perché questo è un altro aspetto fondamentale. Cioè io consumatore che non rientro in quel 22% di consumatori abituali, compro un mirtillo, oggi lo compro acido, magari non mi soddisfa, domani lo ricompro e morbido, dopodomani lo compro, ecco, quindi rischio di perdere quella curiosità del consumatore che non ha mai consumato piccoli frutti a non ritornare a comprare. Quindi io ho necessità di creare un progetto di fidelizzazione anche del consumatore. E su questo aspetto rispondo alla prima domanda che mi hai fatto tu, cioè su quello che noi abbiamo creato in questi anni. Abbiamo cercato di lavorare proprio sulla segmentazione, quindi cercare di vendere non semplicemente un frutto, ma di creare una linea premium. Una linea premium che non sia solo una soddisfi l'aspetto estetico, no? E quindi sia di calibro importante, sia di colore corretto, eccetera, ma che soprattutto dia una continuità di gusto durante i 12 mesi all'anno. Perché questo è il terzo elemento, cioè la continuità durante tutta la stagione. Noi commercializziamo 12 mesi all'anno, commercializziamo principalmente prodotto italiano, quando c'è prodotto integrato da le diverse provenienze, e proprio per questo le aziende che sono socie di Berryway, particolare Rotofrutta, sta sviluppando una serie di produzioni al sud Italia, da Calabria alla Puglia, RK Group sta sviluppando in Sicilia, proprio per riuscire a dare questo elemento, che è un elemento importante, quello dell'italianità, ma non è sufficiente, cioè non deve essere solo italiano, deve essere italiano e buono, no? E quindi su questo ragionamento poi si innesca tutto quello che è l'innovazione varietale e quindi tutti quegli elementi che danno visibilità a un prodotto diverso rispetto alla vendita. Ecco, hai parlato di un prodotto diverso, hai parlato di suscitare la curiosità del consumatore. Io stamattina sicuramente la mia curiosità è stata accesa da questo campione che ha portato qua Carlo Lingua di RK Growers, al quale vorrei chiedere che cos'è questo mirtillo, non dico gigante perché si chiama mirtillo gigante anche il Duke, questo qua è un mirtillo, non so come chiamarlo, è un mirtillo super gigante. Carlo, tu sei molto attento all'innovazione, guardi al futuro, ovviamente abbiamo sentito che questo è un distretto che ha 20 anni di storia, ma questo ci permette proprio di guardare al futuro. Cosa vedi tu nel futuro dei piccoli frutti? Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, perché è una delle poche volte che si parla di piccoli frutti. Thomas è un professionista da tutta la vita in questo settore, da suo padre, lui, Frutti in Fiore, ovviamente dobbiamo ringraziare l'organizzazione di questa manifestazione per poterne parlare. Vado su alcuni punti, poi dopo rispondo a questa cosa. Pensate che con Thomas, prima della pandemia, abbiamo cercato di costituire un'associazione dei produttori di mirtilli e dei piccoli frutti, ma mettiamo mirtilli. Tutti i produttori italiani che voi conoscete, grandi marche e così via, mettiamoci insieme, destiniamo, avevamo deciso lo 0,2 del nostro fatturato, in modo che andiamo a fare la pubblicità non a Alessandro, a Carlo Lingua, a Sant'Orsolo, agli altri, ma facciamo la pubblicità per aumentare il consumo dei mirtilli e dei piccoli frutti.
Sapete quali sono state le aziende che hanno aderito? Ortofrut, perché è qua Domenico Paschetti, e un'altra che non ricordo, gli altri Scenavuta. 0,2. L'associazione cilena dei produttori di mirtilli hanno 15.000 ettari in Cile, vengono in Europa, vengono a Berlino, fanno campagne, consumate il mirtillo cileno. Noi? No. Apro una brevissima parentesi sulla politica, dove vai di qua, vai di là, vengono le inaugurazioni, ma oggi ovviamente non ci sono per parlare di questi problemi. Noi nel DSR non possiamo finanziare, cioè i punteggi che abbiamo per i lamponi, i mirtilli e così via sono così bassi che se li mettiamo non riusciamo. Gliel'abbiamo detto centinaia di volte. Le orecchie da mercante, voglio dire, sono, vuol già dire gente che sente. Questi qua proprio, sì, tagliano i nastri, bella foto su quella che tu hai pubblicato, tutti quelli lì che sono stati votati qua ci hanno dato come risultato questo, cioè niente. Ringrazio anche, so che ci sono alcuni del mondo bancario perché, grazie a Dio, e non per vanto, io non so gli altri, ma noi senza le banche non potremmo fare gli investimenti che facciamo, e oggi gli investimenti che si devono fare in un impianto di lamponi, mirtilli e così via sono estremamente alti. Quindi bisogna avere un aiuto, perché veniamo da anni e veniamo da situazione del Chiomi, situazione delle mele date, dove andiamo in difficoltà. Prima Thomas ha detto 6 milioni di chili di consumo nei mirtilli all'anno 2021 o 2020. Io diviso per 60 milioni fa 133 grammi per persona. Ho diviso le 3.000 tonnellate di lamponi fa 0,05 grammi pro capita. C'è uno spazio enorme, perché per persone in Inghilterra consumano quasi un chilo di mirtilli. I dati dei lamponi bisognava dividere per la popolazione, non so. Negli Stati Uniti sono quasi a 2 kg, sono 1,7, 1,8, una cosa di questo genere. Però lo spazio c'è per aumentare i consumi. Diceva il presidente di un'azienda tra le più importanti di breeder, questo lo diceva 5-6 anni fa, scusatemi se dico, se uso un francesismo, dato 100 di mirtilli, 50% è M. E voi immaginate cosa sia, cioè non sono buoni. E l'altro 50% non è che sia più tanto buono, perché buono è un prodotto che resta buono 12 mesi all'anno, con quelli che possono essere un po' i limiti a volte, perché noi qui giochiamo con tempo, con altri fattori che creano poi tutta una serie di problemi. Oggi con l'arrivo delle nuove varietà la cosa sta migliorando. Allora la gente quando assaggia, e dopo voi assaggerete, questi mirtilli sono tre varietà, queste sono delle sigle, queste tre varietà, Berryway ha l'esclusiva per l'Italia a livello di impianti e di produzione, queste varietà sono però varietà del sud, che noi non potremmo piantare da noi nel nord e in Piemonte, ma le potremmo piantare solo nel sud. Per il nord ci sono altre varietà che abbiamo già cominciato a piantare e che prevedono tutta una serie di regole ed altre cose. Io ieri sera sono arrivato da Siviglia, c'è stato un Open Field Day con i supermercati, c'erano 11 supermercati europei e c'erano tutti quelli che fanno parte di un gruppo di varietà, che sono 14 aziende nel mondo che possono piantare su licenziato, tra i quali c'è anche l'RK Rose. Un supermercato tra i più grandi in Europa, non c'è bisogno di dirveli i nomi perché più o meno uno o l'altro hanno detto, se noi troviamo questa varietà che voi vedete lì che si chiama RSP e potessimo averla tutto l'anno e potessimo avere disponibilità di prodotto per tutto il tempo, no, fare una linea prima. Cioè quindi segmentazione del mercato. Il mercato si divide in diverse fasce. Alcuni supermercati
ce ne fregano, e vale costa, costa, non che costa, deve costare di meno, eccetera. Pensate che oggi un mirtillo cileno può costare 4,04 euro e qualcosa. Pensate al viaggio che faccio, pensate a tutto, questo è quello che costa e finisce. Un mirtillo tipo di questo qua costa più del doppio. Ma chi è che lo compra? È come se io voglio comprarmi la giacca di Armani o mi compro la giacca fatta di un altro paese, non voglio fare nome. Ma ci sono, c'è il mercato per fare questa cosa. Gli ultimi due dati. C'è un produttore che fa parte di questo gruppo peruviano che attualmente ha 2500 ettari di questa più un'altra varietà, più di alcune altre varietà, ma punta tutto su questo. Suo obiettivo è di arrivare a 12 mesi all'anno, 300 container alla settimana. E il 90%, 95% va in Cina, l'Europa è considerato un mercato che non paga più di tanto, pagano molto di più i cinesi. Ma la frutta deve essere perfetta. Cioè non ci deve essere il minimo, la possibilità di una contestazione sulla frutta, perché quando noi che mandiamo in Inghilterra, mandiamo qua, Danimarca, eccetera, arriva e non va bene, non è che ti dicono ti do di meno, la merce prende e viene indietro, e quando prende viene indietro, arriva qua non vale più niente, perché i costi che ci sono tali per i quali dopo moriamo. Quindi ci vuole qualità impressionante nella produzione, quindi molto interessante le coperture, molto interessante la produzione fuori suolo, che sono cose straordinarie per fare un prodotto migliore. Poi vi dico l'ultima cosa, la finestra di produzione. Piemonte produce da giugno e poi dopo metà luglio e qualche altra varietà più tardiva. Noi nella mia azienda agricola, noi abbiamo fatto non abbiamo piantato Duke perché ce n'era tanto, personalmente abbiamo fatto un'altra scelta, abbiamo fatto altre varietà. Noi consegniamo sul mercato italiano fino al 15 di settembre, quindi poi abbiamo varietà più tardive, o conserviamo e arriviamo a quella data, perché poi arriva dall'altra mano. Chi è che ci fa la concorrenza? L'ultima battuta. Romania, Serbia, Polonia più tardi e Ucraina. L'Ucraina, ci sono aziende, giusto per dare, adesso non si può, 150 ettari con capitale che investono, fanno questo. Questi combattono con noi in Inghilterra, perché un inglese o un tedesco non gliene frega niente se è italiano o polacco, perché è straniero. Quindi ricordiamoci di questa cosa quando andiamo a produrre. Bene. Ringrazio Carlos e mi scuso perché abbiamo dovuto un po' stringere dato il ritardo iniziale. Passerei adesso direttamente alla seconda parte del nostro incontro, invitando qui Giuseppe Netti di Arrigoni. Ieri durante l'inaugurazione, prego, prendi posto e fai partire la schermo intero. Durante l'inaugurazione si è parlato del problema della difficoltà di ottenere delle coperture assicurative adeguate. Qui sentiremo oggi l'altra parte dello stesso problema, il cambiamento climatico, dei rischi enormi ai quali sono esposti i produttori e di come farvi fronte, in particolare per i piccoli frutti che sono una coltura ad elevato valore. Prego Giuseppe. Grazie Thomas, grazie a tutti e agli organizzatori della giornata. Si sono toccati diversi temi interessanti che ci riguardano anche, e come dicevi prima, le assicurazioni iniziano a chiamare noi produttori per parlare di protezione attiva, quindi si sta passando dalla protezione passiva alla protezione attiva, quindi a garantirsi i propri investimenti con protezioni. Non spendo molto tempo per parlare di Arrigoni. Siamo l'azienda leader nella produzione di schermi protettivi che abbracciano tutte le colture e lavoriamo, operiamo in tutto il mondo. Siamo molto vicini ai produttori di piccoli frutti e quello che abbiamo notato
è che spesso i piccoli frutti cambiano il proprio ambiente d'origine, quindi si passa da un ambiente naturale, da un ambiente di bosco, a un ambiente a volte estremo. Si stanno spostando gli ambienti di coltivazione per esigenze di mercato, per esigenze di cui si è parlato poc'anzi, e quindi subentriamo con il modificare o creare l'ambiente idoneo alla coltura. Dopodiché ci sono anche nuovi insetti o insetti invasivi che ben conoscete, qui c'è scritto uno, però comunque ce ne sono altri che vanno a danneggiare le nostre colture. E infine poi gli eventi straordinari, anche negli ambienti autoctoni dei piccoli frutti, l'ambiente di coltivazione sta cambiando perché il clima sta cambiando. Vengo da due giornate di tour in campo, ho preso quasi un'insolazione, siamo solo a marzo. E infine c'è la necessità di ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari come richiesto da tutti gli operatori del commercio. Quindi, giusto un esempio, ho riportato un po' come cambiano i cicli e i trapianti dei piccoli frutti in un ambiente, come si può vedere sulla seconda riga, contro stagione. Ci ritroviamo in alcuni ambienti a dover mettere delle piante in campo a giugno o luglio per poi raccogliere durante l'inverno, prima dell'arrivo della primavera. E quindi queste piante magari si ritrovano a uscire da una cella e ad andare in campo a 35-40 gradi e a dover sopportare questo grande stress termico. E quindi Arrigoni ha creato una serie di schermi protettivi dal nome Prisma o Robusta, in colore bianco e a luce diffusa, per poter appunto schermare e tenere più fresco possibile l'ambiente di coltivazione. Danni da caldo che conoscete bene, e prima di, ecco qua, questo è lo schermo protettivo di cui vi parlavo. Quindi grazie oggi a questi schermi si riesce ad avvicinare, a creare l'ambiente più idoneo alla sua coltivazione. Mi soffermo un attimo, solitamente la protezione, ci fermiamo un attimo sulla protezione dal sole, perché nell'ultimo intervento si è parlato anche di spostare al sud o comunque di spostare gli ambienti di coltivazione. In passato lo si faceva con ombreggianti o con cappelli di colore nero, oggi ci sono schermi protettivi quali il Prisma o la Robusta, che sono in colore bianco latte, sono in grado proprio di creare, sì di riflettere il calore, ma di creare appunto un giusto grado di ombreggiamento e diffondere la luce, proprio per stimolare anche la fotosintesi della pianta e una migliore produttività. Ritornando agli eventi catastrofici, brinate tardive sempre più frequenti, grandinate straordinarie, è un po' tutto quello da cui bisogna proteggersi, è quello che provvediamo a fare. Le assicurazioni non proteggono più dalle brinate. Con una protezione non abbiamo la soluzione, però in alcuni casi si può ridurre, come vedete in quella fotografia là, si può anche ridurre con questi schermi attivi il danno da brina. Non voglio dire che risolviamo totalmente il problema, però in alcuni casi abbiamo sempre più segnalazioni che al di sotto delle reti protettive non c'è, o comunque c'è meno danno da protezione dalla brina. Questi sono degli impianti in Namibia, pensate. E anche lì c'è necessità di coltivare piccoli frutti e di creare un ambiente idoneo, e quindi si è andato a creare un impianto, una struttura multiprotettiva che proteggesse sia dal vento ma anche durante l'estate dai colpi di calore. E infine voglio soffermarmi su un nuovo schermo multifunzionale, che è una rete antipioggia monostrato,
presente da 4 anni sul mercato, che si chiama Protetta. Dopo 129 test, agendo su diverse parti del tessuto, abbiamo tirato fuori un tessuto, una rete antipioggia che anche per la coltivazione dei piccoli frutti può essere necessaria. È in singolo strato, è stato il primo tessuto antipioggia in singolo strato, costituito totalmente in polietilene ad alta densità e appunto proprio per poterlo riciclare nel tempo, e garantisce una buona permeabilità all'aria e risolve i problemi di non tenuta o ridotta durata dei film tradizionali che non, meccanicamente non riescono a resistere al vento. E protegge anche da reblinate perché è un tessuto molto molto fitto e infine ha appunto, come dicevo, una forte resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, cioè riesce a durare 3 volte rispetto ai normali film protettivi, e questo significa anche avere un costo per anno più basso in quanto non devo andare a fare le sostituzioni o non devo ricomprare per 3 volte nell'arco di 12 anni un film. Non ci sostituiamo ai film per le serre, ma entriamo nella protezione dei piccoli frutti in campo, in pieno campo, su strutture con pali e funi. Ci sono 2 tipologie. In alguni ambienti ci è stato creato di aumentare il livello di ombreggiamento, quindi agiamo sia sulla pioggia, sul vento, sulla grandine, sulla brina, ma anche sulla luce, perché possiamo appunto aumentare il livello di ombreggiamento tramando un filo nero, e quindi saliamo anche al 40% di ombra se necessario. Ci sono dei dati di test in campo che possiamo magari condividere o vedere se siete interessati dopo. Il tessuto è stato anche testato, sperimentato con la Fondazione Edmund Mac, dove si è andato appunto a comparare, perché lo si può installare anche in monofila come vedete in questa slide. Qui ci sono ancora risultati e dati, però so già che sto per andare oltre il tempo. Alcune foto di installazione. Queste sono fotografie fatte qui in Ciliegeti, qui a in Piemonte. Si installa con un sistema di tipo V5 con la possibilità di chiudere anche l'impianto dagli insetti, dalla drosofila o altri insetti, nella parte centrale e sui laterali. Non sto a parlarvi di schermi antinsetto, siamo anche produttori di schermi antinsetto di tutte le tipologie, e poi se avete domande io sono qua oggi, mi soffermo e possiamo parlare e approfondire. Grazie Giuseppe, sì, ne approfitto per ricordare che ovviamente la presenza di questi relatori è anche in funzione del pubblico che dopo, durante il momento che segue il convegno, avrà la possibilità di parlare, e comunque tutte queste presentazioni saranno disponibili su Italian Berry, al quale vi potete collegare. Grazie. Tutto questo movimento sui piccoli frutti non sarebbe stato probabilmente possibile qui in Piemonte senza l'attività che definirei cardine di Agrion, che nel corso degli anni ha supportato le scelte dei produttori anticipando i problemi, individuando le varietà più adatte per questo areale. Vorrei quindi chiamare sul palco Cristiano Cali, che è responsabile dei piccoli frutti presso Agrion, che se riesce a far partire tu la presentazione. Buongiorno a tutti, grazie Thomas anche per i complimenti che fanno sempre piacere. A me l'onere di fare un po' il punto della situazione su quella che è la diffusione dei piccoli frutti. Si è parlato già per le varie opicole che possono essere gli ettari che hanno a disposizione, ma vediamo nello specifico cosa è successo in Piemonte in questi anni.
Come potete vedere, qui avete un grafico di quelle che sono le evoluzioni delle superfici del mirtillo in Piemonte. Prima del 2006 sostanzialmente la coltura era cristallizzata su un centinaio di ettari, collocati più che altro nelle zone marginali o comunque pedemontane su piccole superfici. Successivamente c'è stato un aumento di interesse presso, su questa coltura, che a partire più o meno dal 2013 ha cominciato ad avere degli incrementi decisamente molto interessanti. Questo per certi aspetti è dovuto anche all'influenza del mercato che richiedeva il prodotto, in altri casi anche ha dovuto porre rimedio a quelle che possono essere le sostituzioni di altre colture come il pesco per questioni economiche, il kiwi per problemi legati alla batteriosi, e quindi si è andato diffondendo anche in zone prima non dedicate a questa coltura, con investimenti importanti, come dimostra anche quello che è l'aumento della superficie media aziendale passata dai 3.000 metri quadri degli anni 2000 fino ai 5.700 per quanto riguarda il Piemonte in generale. Adesso vedremo quello che succede andando a focalizzare l'attenzione sui due principali poli produttivi, che sono il Cuneese, che riprende circa l'80% delle superfici, e la provincia di Torino. Questo per quanto riguarda le province. Se però andiamo nello specifico, si concentra tutto in poche piccole areali. Per quanto riguarda il Cuneese abbiamo 11 comuni che si vanno ad appannare l'80% della superficie, con il comune di Revello, che è quello che ha la maggior parte del tarato, e tutti i comuni limitrofi della Val Po. Ahimè, quando senti Carlo che ti viene a dire che ci sono aziende che hanno 1500 erotti ettari, qui parliamo di una superficie media che sfiora l'ettaro, quindi con decisamente dei fattori molto più bassi rispetto a quello che può essere quello che capita all'estero. La provincia di Torino poi è ulteriormente concentrata in pochi comuni che fanno praticamente da contraltare al Cuneese, quindi diciamo che la coltura del mirtillo viene praticamente svolta a cavallo tra la provincia di Cuneo e di Torino, ma in pochissimi areali. Cosa ci permette di vedere in lontananza un binocolo? Praticamente ci aspettiamo un ulteriore incremento delle superfici. Avete visto che quest'anno abbiamo sfondato i 650 ettari, presumibilmente a fine anno andremo anche oltre. Questo porta con sé anche a una serie di attenzioni che vanno da un ampliamento del calendario di maturazione. Accennava prima Alessandra sulla parte dell'anticipo, probabilmente non si riesce a ottenere niente, mentre si deve andare eventualmente ad estenderlo in un periodo leggermente più tardivo, ma questo si porta comunque dietro alcune incognite che vanno dalla Drosophila Suzuki a quello che potrebbe essere la cimice, che negli ultimi anni ci ha lasciato abbastanza tranquilli, o la Pupilia japonica, che è un altro insetto che sta arrivando. Quindi nel momento in cui si va a estendere il calendario, però bisogna fare anche un attimo un paio di riflessioni su quelli che potrebbero essere le problematiche. Sulla Drosophila stiamo già lavorando con il rilascio delle grassi, quindi ci auspichiamo che nei prossimi anni si possa arrivare ad avere una sorta di equilibrio tra preda e predatore. In più, da considerare anche la questione manodopera, per cui man mano che aumentano le superfici aumenta anche l'impegno di manodopera. Non è detto che negli anni a venire avremo poi necessità eventualmente di ricorrere anche a raccolte meccanizzate. Fatto questo incipit su quelle che sono le superfici, l'allestimento varietale. L'orientamento varietale vede da un po' di anni questa lista di programmazione con quattro varietà che erano state individuate dai miei predecessori nell'arco delle sperimentazioni, e però se andiamo a vedere sostanzialmente l'appannaggio è tutto a carico di Duke per la maggior parte, e successivamente Draper, che ha cominciato a prendere piede quando le aziende hanno cominciato a fare degli investimenti di superficie anche superiore all'ettaro, proprio per diluire la manodopera, la concentrazione della produzione, sono andati a cercare un qualcosa di leggermente più tardivo, trovando in Draper un'ottima soluzione. Non ve li sto a descrivere, eventualmente poi, come diceva Thomas, le presentazioni saranno sul sito e potete reperire da noi o i nostri volumi o quanto diamo durante gli incontri divulgativi. Ozar Blue era una varietà che serviva a suo tempo per estendere il calendario di maturazione nelle zone più di bassa altitudine, mentre Aurora non ha mai avuto un successo dovuto al fatto che Carlo prima parlava di bontà. In questo caso sì, andiamo in un mercato leggermente più tardivo, ma in questo caso il frutto non è ai livelli dei predecessori.
Sono state fatte delle introduzioni di recente su quelli che erano i nuovi materiali, stiamo facendo le valutazioni, qui vedete gli anni di impianto, stiamo lavorando, visto che c'era prima Giuseppe, parlava di retente insetto, sotto retente insetto per la questione appunto della Drosophila Suzuki. Abbiamo cominciato già a tracciare un primo quadro sulle prime osservazioni dei materiali, andando a cominciare a escludere quelli che non ci sembravano all'altezza dei predecessori, e comunque posso darvi una carrellata di quello che stiamo vedendo in campo. Blue Ribbon, una varietà che viaggiava molto di bocca in bocca fino a qualche anno fa, per interessanti caratteristiche qualitative, si va a collocare nell'epoca dopo Duke, quindi nei dintorni di Draper, con dei frutti caratterizzati da un'elevata qualità gustativa, della buona pezzatura, eccetera. Ahimè, si porta dietro la problematica che è una varietà tendenzialmente prostrata, come potete vedere nella foto in basso. Questo comporta, nell'ambito di una gestione culturale, che io abbia una maggior richiesta di manodopera per la raccolta, perché essendo prostrata devo faticare di più per raccogliere, oppure andare a posizionare dei sostegni, ma questo nell'ottica di abbassare anche quelli che sono i costi di produzione, comunque deve essere tenuto in considerazione. Della stessa epoca si va a collocare Top Shelf, decisamente interessante questo per il fatto di avere dei frutti di ottima pezzatura, quindi facili da raccogliere, dove si scorre, fa piacere a potersi mettere a raccogliere, quindi non ci si annoia nel staccare il frutto, il sapore è buono, le piante sono anche di facile gestione. Da segnalare come questione negativa che potrebbe essere legato alla conservazione, il fatto che mantiene le tracce dello stilo dei sepali, quindi in questo caso potrebbe essere un problema nel momento in cui i frutti non siano del tutto asciutti. Gupton, una varietà messa a dimora negli stessi anni, in questo caso è identificato come un basso fabbisogno in freddo, quindi presumibilmente non molto adatte alle nostre zone dove abbiamo una necessità di freddo, sempre che comunque i cambiamenti climatici non ci portino a meridionalizzarci e quindi non avere più i fabbisogni in freddo che avevamo fino a qualche anno fa, ma adattarci a queste cose. Attualmente il rischio sono i ritorni di freddo, e quindi è da vedere nell'ambito di quello che può essere un comportamento nelle zone leggermente più favorevoli. Se ci spostiamo in un periodo più tardivo, quindi arriviamo nella famosa epoca di Ozark Blue, che al momento è leggermente scoperta per quanto riguarda i materiali anche in zone un po' più altimetricamente elevate, c'è Cargo, un'altra varietà che, come dice il nome, è molto generosa dal punto di vista della produzione. Qui però bisogna fare solo attenzione nel momento in cui si va a potare, perché avendo la possibilità di caricare molto la produttività, rischio di avere delle pezzature leggermente basse, o comunque se tengo dei rametti di basso calibro avere un po' di disformità di pezzatura, e questo potrebbe essere uno svantaggio, visto che si cerca di andare sempre su pezzature, come vedevo, da monete da 2 euro. Di per sé il comportamento in conservazione in questo caso sarebbe anche interessante. Accennavo prima ad Aurora, che non ha mai avuto diffusione per i limiti gustativi. Stiamo valutando questa La Skol, che si va a collocare praticamente nella stessa epoca di maturazione e con delle caratteristiche qualitative decisamente superiori al suo testimone. Vedremo nei prossimi anni, perché comunque una valutazione di un materiale richiede almeno 5 anni di produzione per poterne vedere quelli che possono essere pregi e difetti, però ci sembra interessante per quell'epoca di maturazione, nel momento in cui anche il mercato ovviamente lo vada a richiedere. Ci sono poi dei materiali più recenti, di cui abbiamo le prime osservazioni, che sono state messe praticamente a dimora nel 2019, anche se vedete alcuni sono stati piantati a ottobre 2018, ma sostanzialmente l'annata è quella, di cui vi posso dare un paio di info. Clockwork è un materiale che viene dato come adatto alla raccolta meccanica per il fatto che concentra molto le maturazioni. Dal punto di vista gustativo è decisamente molto interessante, perché è un elevato contenuto in Brix, vedete 15 gradi, con anche una buona aromaticità. La pezzatura è media, un grappolo spargolo. Dal punto di vista visivo, forse è leggermente penalizzante avere questa cicatrice molto grossa, che però, magari sfruttato a dovere nella commercializzazione, potrebbe renderlo facilmente identificabile da tutti gli altri, che spesso e volentieri sono uno simile all'altro.
Stessa epoca, ci stiamo collocando più o meno in epoca Duke, questi dati sono basati su quelle che sono le valutazioni di piante che sono appunto al secondo o terzo anno di produzione, quindi sono suscettibili di variazione. Draper, ad esempio, nei primi anni ci sembrava pari epoca di Duke e poi si è visto che la pianta diventando adulta ci si poteva spostare più avanti. Titanium, vediamo anche questo dal 2019, è interessante dal punto di vista del sapore del frutto, che è decisamente migliore rispetto a Duke. Duke noi ci portiamo dietro il fatto che è una varietà che si è adattata molto bene ai nostri areali, va bene nel periodo in cui siamo, però se andiamo a vedere il pelo nell'uovo, decisamente dal punto di vista gustativo non è proprio il massimo. Da segnalare riguardo a questa varietà però che ha la tendenza a partire molto prima rispetto a Duke, quindi potenzialmente sensibile alle gelate tardive, come è stato evidenziato nella sperimentazione estesa nel corso del 2021. Passiamo poi a due materiali che si vanno a collocare in epoca di Draper. Newhanover è di nuovo un basso fabbisogno in freddo e qui vale lo stesso discorso fatto con Gupton, visto la questione della limitata richiesta di fabbisogno in freddo, mentre per Megas Blue si caratterizza per avere un'elevata pezzatura del frutto, ma il sapore è discreto e sostanzialmente non ci sembra che possa fare al momento la gara sul testimone di pari epoca. Se passiamo poi nel periodo leggermente più tardivo, quello appannaggio di Ozza Blu, abbiamo di nuovo altri due materiali, un medio fabbisogno in freddo, con un sapore buono, dolce ed aromatico, quindi di nuovo quasi un 15 gradi Brix. In questo caso la pianta è di limitato vigore, quindi bisogna vedere poi il comportamento anche andando avanti negli anni come potrà essere, il frutto di media pezzatura e la buccia leggermente spessa, quindi questo potrebbe essere un fattore leggermente negativo. Ci sembra interessante il comportamento di Valor per quanto riguarda produttività e comportamento della pianta. Ho verificato però, avendoli potati giusto la settimana scorsa, che ha il problema che mantiene le foglie in inverno, quindi nel momento in cui si va a potare si fa un po' più difficoltà a dover riuscire a capire quelli che sono i rami da andare a togliere e quelli da lasciare, perché non ci si riesce a rendere conto di come è strutturata la pianta e le foglie non vengono via neanche scuotendo la pianta, quindi è un po' un problema che si porta dietro. Passo velocemente al lampone perché mi sembra che Thomas tra un po' mi tirerà le orecchie. Anche in questo caso aumento delle superfici, ma decisamente su un altro livello rispetto a quello che può essere quello che è accaduto sul mirtillo. Abbiamo avuto sostanzialmente un salto tra il 2016 e il 2017 che ci ha portato intorno ai 60 ettari e qui ci siamo sostanzialmente stabilizzati, con anche qui due poli produttivi, provincia di Cuneo, provincia di Torino, più o meno nelle stesse caratteristiche principali viste per il mirtillo. Nella cartina più sulla sinistra potete vedere quello che è la diffusione all'interno dei comuni, anche qui ad esempio le agnaschese rispetto anche al mirtillo sono colture comunque recenti, nel 2006 non si pensava neanche di mettere l'agnasco lampone mirtillo e sono comparse successivamente. Per le prospettive ci sembra che ci sia un assestamento delle superfici, anche perché comunque la richiesta di manodopera per la gestione di un mirtilletto è decisamente diversa da quella di un lamponetto. Il lampone richiede molto più manodopera, quindi anche le superfici medie aziendali non possono arrivare a dei livelli così alti, perché diversamente è difficile davvero da gestire. Più ci sono anche la questione che in questo caso, più forse che sul mirtillo, ci sono le varietà difficilmente accessibili, vuoi per i contratti di coltivazione, vuoi per le formule club, vuoi per le formule di esclusiva, e quindi questo permette anche un difficile reperimento di materiali nuovi. Noi attualmente abbiamo in valutazione quelli che sono i testimoni per gli uniferi, che sono il Tulamin e il Teatmor, anche se sostanzialmente ci si può collocare solo su Tulamin, e comunque il lampone unifero è una specie che non gradisce molto, non è molto vista bene in queste zone dove si va tendenzialmente più sul rifiorente. Per quelle che sono le nuove introduzioni valutate, se può servire, erano stati visti questi due materiali, San Raffaele è qualche anno in più che lo vediamo, ma non ci sembra ai livelli di Tulum, in mente un buon comportamento l'abbiamo visto su Ottima, che è di recente introduzione, quindi andremo a vedere nei prossimi anni se può fare la gara con il predecessore. Un po' più corposa quella che è la lista dei materiali rifiorenti, dove il vecchio Ingoto è stato sostituito negli anni da queste tre varietà che sono Regina, Mira e Quelli. Quelli ad esempio è una di quelle che dicevo prima,
alla problematica legata al fatto che devo avere dei contratti di coltivazione. Prossimamente da Advanced Berry Breeding ci arriveranno altri tre materiali che però da mettere in valutazione, che però si portano dietro appunto la questione che poi devo avere, sottostare a dei contratti di coltivazione. Come dicevo, per recuperare tempo non sto a descriverli, e potete recuperare tutte le informazioni anche chiedendo a noi. Le nuove introduzioni che sono in valutazione sono Aurora, Clarita e Dorotea, che sono quelle che stiamo valutando da qualche anno in più, che ci sembrano interessanti. Ultimamente abbiamo preso la tendenza ad andare a indicare proprio i caratteri negativi o quelli positivi, alcuni li lasciamo in sospeso, come ad esempio può essere Aurora, è un colore rosso perché dipende anche dal mercato di riferimento, se ho bisogno di avere un materiale che sia di una colorazione più scura o più chiara, e questo quindi può essere in un certo caso una cosa positiva e in un altro negativa, mentre l'elevata pungenza dei materiali, quello ci sembra un fattore decisamente importante nel momento in cui ho da fare le raccolte, perché rallenta quello che è la velocità di raccolta da parte del produttore. Sempre tra i nuovi abbiamo ancora in Rosa d'Ira, ahimè da un po' di anni vediamo che, abbiamo visto però che in suolo dove noi facciamo le valutazioni non si comporta così bene, mentre è una varietà più adatta su fuorisuolo. Noi abbiamo visto la limitata attività pollinifera, ad esempio per quanto riguarda le coltivazioni a terra, mentre sul fuorisuolo ha un comportamento decisamente migliore. Eros è poi una delle recenti materiali anche licenziata da Berry Plant, che stiamo valutando e vedremo nei prossimi anni se può avere possibilità di andare oltre. Giusto due osservazioni sui materiali messi già di nuovo lo scorso anno: Amaranta, Dolomia e De Vita, che sono materiali che erano stati realizzati da Sant'Orsola. Dei tre ci sembra che ci possa essere un buon discorso per quanto riguarda Amaranta e Dolomia, mentre De Vita ha un problema anche legato al fatto che se il frutto non è ben maturo lo stacco è poco agevole, e visto che a volte per la commercializzazione si cerca un frutto, di staccare il frutto leggermente prima, in questo caso è difficile. Passo rapidamente alla mora. Ho sentito parlare che con la mora non siamo ai livelli dell'Inghilterra e fatti chiamare vaccino, ma questo è dovuto al fatto che come tipologia di clientela, mi sembra di ricordare da quando facevo l'assaggiatore di frutta, tendenzialmente vogliamo dei frutti che siano più dolci e meno acidi. La mora è considerata un frutto più acido, quindi poco forse appetita del mercato italiano. Per farvi un esempio, quando noi facciamo gli scambi di frutta con i colleghi eccetera, se io porto mirtilli, lamponi, fragole eccetera, benissimo, quando porto le more mi storcono il naso, e questo si è visto anche dai dati che avete presentato prima. Questo si riflette anche sulle evoluzioni delle superfici: siamo a circa un 26 ettari con delle superfici medie aziendali di circa 1000 metri quadri, quindi piccole superfici, e anche qui l'evoluzione può essere legata, io ho messo a quelli che possono essere gli sbocchi commerciali, che tendenzialmente sono quelli del nord Europa, proprio perché a meno che non arrivino delle varietà con una bassa acidità, probabilmente il mercato italiano non è molto recettivo in questo senso. In più, se prima parlavamo di drosofila per il mirtillo, in questo caso è un problema ancora più sentito. Al momento stanno uscendo delle nuove varietà che hanno la caratteristica della rifiorenza, che potrebbero portare qualche innovazione. Ho quasi finito. Lista di programmazione è bloccata da anni su materiali che conosciamo, ma che hanno le ottime qualità sia produttive che gustative. Partiamo dalla Natchez, frutti da 10 grammi, decisamente oblunghi, molto attraenti e cattivanti, quindi decisamente un buon materiale per iniziare il periodo di coltivazione, che prosegue con Loch Ness, anche se qui diminuiamo leggermente la pezzatura, quindi però stiamo su dei livelli decisamente interessanti. Nel segmento più tardivo erano state collocate Uacinta e soprattutto Chester, che ha avuto un po' di diffusione. Chester si porta dietro problematiche legate a quelle che può essere botrytis e soprattutto Drosophila suzuki, quindi è uno di quei materiali che forse piano piano verrà abbandonato. Non so se ho tempo per due slide su altri piccoli frutti. Sì, allora, visto che abbiamo parlato di piccoli frutti, abbiamo parlato di quelli generali, un accenno a quello che è l'altro panorama dei piccoli frutti. Ribes, uva spina ovviamente si mantengono su piccole superfici. Ribes ha avuto
un leggero incremento dovuto al fatto dell'interesse arboristico e quant'altro, anche se sarebbe da valorizzare dal punto di vista nutraceutico, visto che qualche anno fa si era parlato di questa coltura come una cosa interessante dal punto di vista nutraceutico, ha avuto il suo flash durante un paio d'anni in cui si era parlato molto a livello pubblicitario, battage pubblicitario, ma senza grosse diffusioni, anzi con grosse problematiche per alcuni produttori. Vi cedo quella parte lì della descrizione. La Neyberry lo stiamo testando, l'abbiamo messo alcuni materiali in prova, è un materiale che arriva tendenzialmente mirtillo superiano dalle zone fredde, di per sé potrebbe essere anche interessante perché non richiede grosse problematiche dal punto di vista culturale, ma al momento i materiali che sono a disposizione sono sostanzialmente utili per qualcosa di trasformato e non tanto per il consumo fresco. Ho finito. Grazie Cristiano, sicuramente una presentazione interessante con la quale siamo entrati nel vivo di questo incontro facendo nomi e cognomi delle varietà. Vorrei invitare adesso sul palco gli amici di Battistini Vivai, un'azienda storica romagnola che da oltre 70 anni è attiva nel campo del vivaismo e che l'anno scorso ha prodotto 1 milione di piante di piccoli frutti, quindi sicuramente ha qualcosa da raccontarci di interessante. Mi raccomando, state nei tempi, altrimenti sforiamo troppo. Cedo il microfono a Gianluca, prego. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio Thomas e l'organizzazione per averci permesso di essere qua. Io sono Magnani Gianluca e sono responsabile di produzione appunto per Battistini Vivai. Prima di entrare nello specifico, giusto un cenno su quello che è la nostra realtà. Battistini Vivai nasce nel 1949 ed è stata tra le prime aziende vivaistiche a introdurre la coltivazione commerciale di piante micropropagate. Innanzitutto ci siamo specializzati su supporti innesti e successivamente ci siamo estesi a una coltivazione di successo come chimio nocciolo e appunto piccoli frutti. Abbiamo circa, il nostro team comprende circa 160 persone, abbiamo un'area di circa 110 ettari suddivisa in laboratorio di micropropagazione che serve di ambientamento, ombraio di indurimento e pieno campo. La nostra produzione si attesta circa su 12 milioni di piante all'anno. Dopo una prima fase di micropropagazione, le piante vengono ambientate in serra in tunnel di ambientamento e successivamente trapiantate mediante una macchina trapiantatrice automatica che funziona dal 2015, che ci permette di trapiantare anche 60.000 piante al giorno. Il trapianto viene effettuato in Nespa, che per fare ciò abbiamo circa una superficie di 10.000 metri quadrati di serre e successivamente le piante possono anche essere trapiantate in vaso, abbiamo appunto anche questa tipologia e per fare ciò abbiamo una superficie di circa 30.000 metri quadrati. Per quanto riguarda invece il vivaio in campo, per appunto la produzione di piante a radice nuda, qui riusciamo a produrre circa 1 milione di piante all'anno. Giusto un cenno alla filiera, appunto, come potete vedere i nostri campioni anche a bordo tavolo, il nostro prodotto parte da un prodotto molto piccolo in un preforma fino a passare a un Nespa, che è un vaso appunto alla radice nuda, dove abbiamo anche un magazzino di stoccaggio nei mesi invernali. Non meno importante, dal 2021 abbiamo anche aperto uno shop online dove appunto possiamo sia ordinare che vendere direttamente tutti i nostri prodotti, a partire appunto dalla pianta in vaso, dal Nespa e anche alla radice nuda e anche ovviamente
per quanto riguarda la parte dei piccoli frutti come moare, lampone, mirtillo, ribes e uva spina. Entrerei adesso nello specifico, lasciando la parola al mio collega dottor Romano Roncasaglia. Grazie, buongiorno a tutti, innanzitutto. Entriamo proprio nella nostra fase principale, che è quella di ottenere materiale da microirrigazione. È la caratteristica della nostra impresa, attraverso cui come vivaisti siamo in grado di sviluppare tramite questa tecnica grandi volumi di piante, quindi è un sistema rapido di propagazione, come diciamo ormai è risaputo da anni. La sanità del materiale è molto importante, attraverso anche il sistema di certificazione, che è diciamo un work in progress. Possiamo sviluppare quindi con questa tecnica un numero molto elevato di piante in tempi tutto sommato abbastanza brevi, materiale che si ottiene molto importante dal punto di vista commerciale, uniforme ed omogeneo. E il fatto che ci sia, abbiamo riscontrato spesso sia nei piccoli frutti che su altri diciamo specie, mancanza di materiale vivaistico, si ritiene diciamo che questa tecnica sia effettivamente in grado di supportare le richieste del mercato. Inoltre col vitro, col materiale micropagato, si può spedire materiale sano in tutto il mondo, perché si diciamo bypassano quelle che sono le barriere fitosanitarie. Cosa facciamo di specie di piccoli frutti? Un po' tutti, diciamo su una scala che va dai più interessanti, più sviluppati, mirtilli, lamponi e more, poi ibridi, uva spina, ribes, mirtillo rosso, eronia, come frutti minori, dove i quantitativi prodotti sono ovviamente molto inferiori. Noi soprattutto sul mirtillo non abbiamo un programma di miglioramento genetico, ma abbiamo collaborazioni a livello nazionale e internazionale per fare diciamo la propagazione su scala con contratti in esclusiva, e quindi stiamo diciamo in un percorso che è anche di valutare nuove selezioni di varietà soprattutto provenienti da programmi interessanti di breeding, e in questo modo speriamo di contribuire a portare sul mercato diciamo innovazione varietale testate per il tempo necessario e quindi risultate valide per areali differenti. Questi sono i nostri prodotti a partire dal laboratorio, quindi dal vitro, ambientamento, materiale che andiamo a trapiantare, quindi come diceva Gianluca portiamo a un contenitore alveolare e per ultimo a un vaso. Cosa facciamo come varietà? Siamo diciamo in questo settore attualmente con varietà tradizionali, ovviamente tra quelle più conosciute e importanti anche in questa zona Duke, continuiamo diciamo su richiesta a fare Blue Crop, Legacy, Ozark Blue, Chandred e tardivo Elliot, diciamo, anche se gli spazi per queste varietà si stanno restringendo molto. Per il sud lavoriamo principalmente con Star O'Neill, Alice Blue, Gapton e New Hanover, che sono anche stati testati e citati da Cristiano prima, perché abbiamo interesse a valutare diciamo, quello che è l'adattamento anche di queste varietà in areali diversi da quello che dovrebbe, che sempre diciamo, può essere il fattore principale essendo South. Poi stiamo lavorando in questo momento con importazione di materiale dagli Stati Uniti, che è in vitro e in fase di propagazione, che andremo a registrare, che sono materiali provenienti dall'USDA, Talisman e Sweetheart. Questo è il materiale diciamo come è in questo momento, ovviamente la fonte è quella dell'USDA degli Stati Uniti. Questo è diciamo un'indicazione di che genetica ha questo materiale, è una varietà libera, e quindi diciamo andremo a fare un lavoro su questa propagazione. Quali sono le caratteristiche, diciamo, le possiamo riassumere in questo modo, sempre da dati che abbiamo dagli Stati Uniti. Questa è in particolare Talisman con maturazione tardiva concentrata in epoca Liberty come riferimento. I frutti sono medio grandi, dimensioni uniformi, e quindi può essere interessante anche il fatto che si stacca molto bene. Per Sweetheart anche questa
A noi è sembrata una varietà interessante che stiamo, diciamo, portando avanti a livello di propagazione, essendo libera, si può adattare sia per il sud che per il nord, sempre dallo stesso breeder dell'USDA, quindi, anche questa, diciamo, seguirà un percorso dove abbiamo dei riscontri e dove è già coltivata, si comporta anche da rifiorente e quindi permette due produzioni, naturalmente dipende molto dal clima. L'epoca di maturazione precoce, parliamo di un Southern sempre, per quello che si può comparare con una varietà del nord, ad esempio epoca Blue Crop, dove si fanno due produzioni, è possibile avere raccolta tra marzo e aprile e se il clima è mite anche più avanti, quindi in tarda estate. E abbiamo, diciamo, un valore comparato da dati USA di una scala che rispetto a Duke, ad esempio, dà un valore più alto ritenuto, diciamo, interessante. Per quello che riguarda il fabbisogno in freddo, attorno a 700-800 ore, è vigorosa, una pezzatura dei frutti media, diciamo, vista vicino a Duke, 1,6-1,7 Duke. Il blu è attrattivo, una consistenza elevata, sapore buono e quindi anche questa è una caratteristica molto importante e facile da staccare. Quello su cui stiamo lavorando maggiormente per i mirtilli è un contratto in esclusiva per la propagazione di materiale, soprattutto del Southern, dove diciamo, l'area particolarmente più vocata e recettiva per questi nuovi materiali è quella di Huelva, ben conosciuta, quindi dove è maggiormente concentrata in Europa la produzione di Southern. Per le more facciamo, diciamo, quantitativi inferiori rispetto a mirtilli e lamponi, soprattutto ci concentriamo su due varietà, Lowness e Chester. Lascio spazio sul discorso lamponi alla mia collega Alice. Grazie Romano. Per quanto riguarda invece le nostre varietà di lamponi micropropagati, abbiamo anche in questo caso una commercializzazione di varietà tradizionali che possono essere suddivise in varietà rifiorenti ed unifere. In questa slide possiamo vedere le diverse epoche di maturazione delle varietà, ma andando più nello specifico possiamo citare alcune varietà interessanti per la caratteristica della rifiorenza, come un Heritage, un Autumn Bliss, una Polka, un Imbo Top, una Rossana, una Polana e un Amber Gold. Queste appunto sono tutte varietà rifiorenti tradizionali e infatti abbiamo aumentato anche la nostra gamma di prodotti aggiungendo la Moranta, la Dolomia e l'Egipa. Nel caso invece si voglia andare a fare un'unica produzione durante l'anno in un periodo specifico, si possono scegliere varietà di lamponi unifere come la Glen Lyon, Glen Ample, un classico Tula Magic, Tulamin e Glen D. Anche in questo caso abbiamo una novità che è appunto il San Rafael. Possiamo dire che negli ultimi 15-20 anni i programmi di breeding, soprattutto nel settore dei piccoli frutti, si sono espansi sempre di più e hanno preso sempre più importanza, non solo nel resto del mondo, ma anche in Italia. L'innovazione varietale anche in questo settore ha portato a un aumento nell'ultima decade anche delle varietà e quindi anche di un miglioramento genetico e quindi anche dal punto di vista del sapore, pezzatura, produttività eccetera rispetto a quello che effettivamente abbiamo avuto in precedenza. Per questo motivo il miglioramento genetico di specie come il mirtillo e il lampone stanno prendendo sempre più piede e possono creare effettivamente delle opportunità di filiera sempre più importanti. Pertanto anche la nostra azienda, ovvero Battistini Vivai, si sono interessati per avere un programma di miglioramento genetico
loro. Quindi si va appunto ad avere un programma per riuscire ad avere varietà migliori e ampliare la nostra gamma di prodotti. Infatti per il nostro vivaio era fondamentale riuscire a entrare nel sistema di filiera e che coinvolge diversi agenti, quindi si passa dai genetisti, da appunto i vivaisti, produttori e cooperative per poi andare fino alla grande distribuzione. Andando più nel particolare, Battistini Vivai è andata a fare una collaborazione tra appunto il nostro vivaio e quello dell'Università Politecnica delle Marche. Questo progetto è iniziato nel 2019, quindi appunto per un progetto di miglioramento genetico sono tempi ancora molto recenti, però dai primi risultati cominciano a vedersi. I primi obiettivi che avevamo per il nostro programma era quello appunto di ottenere delle selezioni nuove che avessero delle caratteristiche interessanti per poter propagarle e rivederle per appunto verificare se effettivamente c'erano dei caratteri interessanti. Inoltre era per noi importante anche ottenere una genetica in nostra proprietà, chiaramente condivisa con l'Università di Ancona. I primi risultati cominciano a vedersi, però non vogliamo darvi troppe informazioni, quindi non vi anticipiamo nulla. E volevo ringraziare tutti e grazie. Grazie a Battistini Vivai che ci ha dato questa speranza di un programma di miglioramento varietale di origine italiana. Adesso facciamo una piccola digressione con una presentazione in video di Fall Creek. Purtroppo Andrea Perger, il responsabile, non è potuto essere presente, ci ha comunque mandato questo intervento. Buongiorno a tutti, sono Andrea Perger, tecnico Global Support, Technical Sales per Fall Creek in sud-est Europa, diciamo. Volevo intanto ringraziare Thomas per aver invitato a questo convegno e per aver anche organizzato questo incontro che è molto interessante. Mi dispiace di non essere presente in persona, specialmente in questa stupenda location, vengo in Piemonte da tantissimi anni, ma non avevo mai avuto occasione di visitare il castello. Ho intitolato questa presentazione Varietà di mirtillo per un mercato moderno, per far capire anche un po' la differenza del mercato attuale rispetto alle esigenze che potevano essere nel mercato di una volta. Diciamo con una brevissima presentazione dell'azienda, poi ci sarà un video che sarà molto più esaustivo, quindi velocemente, un grosso vivaio ormai nato più di 40 anni fa in Oregon, però adesso ha succursali in tantissime parti del mondo. Ecco, qui in questa foto vediamo i fondatori di Barbara Braselton, più di 40 anni fa quando hanno fondato l'azienda, a quei tempi era piccolissima produzione di mirtilli. Poi evoluta in un vivaio globale, quindi a livello internazionale, quindi si è partito in Oregon, Pacific Northwest, poi abbiamo vivai in Messico e Perù, in Europa siamo in Spagna, in Olanda, poi siamo in Sudafrica da alcuni anni, stiamo avendo partire di Cile, Cina, che avrebbe dovuto partire già un anno o due fa, però per la pandemia, diciamo, è stato anticipato, fare il criticismo che sarà il corpo. Farei partire un video aziendale. My perfect blueberry is medium to large size, crunch, crunch, crunch. High firmness, but not extreme crunch. A good crispy crunch that says freshness. Sweet enough, but not bubblegum. High acid, high aromatic, moderate sugar. Balance of sweet and tart. A little bit of acidity, and by the handful. Full
Salt Creek started in 1978. My wife and I bought the business. Our business has two parts: developing better quality blueberries that meets the needs of the industry and the consumer. What we also say is we want varieties that growers can't wait to grow and consumers love to eat. The way that Fall Creek then delivers these varieties is through our global nursery system. High health, high plant quality. As a perennial crop, we all know plant quality matters. Anyone can sell you a plant. It's not everybody who's going to be walking the fields a few years later to see how you're doing and really think about field planning and prep, to think about market strategy, to help you decipher not just which varieties to plant, but how are you going to manage them in the field once the variety is planted. These are the things that we're striving to offer our customers. It all starts with a relationship with our customer, with our employees. That's the foundation of our culture. We treat each other like family. We have the values of a family. We look out for each other. If you're a grower in Oregon, if you're a grower in Chile, wherever you are in the world, we can take the sum total of our great ideas through our relationships and these exceptional plants and bring them to your farm. Fall Creek's growth has really been focused on following the industry, where the industry is going today and where it'll be tomorrow around the world. This has led to the establishment of our nursery facilities in the U.S., Mexico, Peru, partnerships in Chile, over in Europe, and beyond, with the idea of going where you grow. If we can keep that culture healthy and dynamic and keep it feeling like a family as we grow, then our likelihood of success will be much higher. And most importantly, the value we deliver to our customers will be much greater. Being around these incredibly motivated, intelligent, driven people of multiple cultures, that is a tremendous opportunity and what drives me. The team has a relentless focus on quality, and we start right at the beginning. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Olivier. Yo soy Spolsky. Soy italiano. Soy desde Oaxaca, México. Mama, yo Fall Creek. Tata, mama, Fall Creek, so Fall Creek. I am Fall Creek. Mi mamá, Peter, Kumai. Quien que es Fall Creek. Y nos construimos un mundo con los mejores martillos. Estamos construyendo un mundo con mejores alamantes. Cominciamo ad affrontare il tema delle varietà, considerando che appunto il miglioramento genetico è un processo molto lungo che porta alla creazione di varietà, si parte con l'incrocio per procedere con la selezione, dei semenzali, poi tutte le prove in campo, la propagazione delle selezioni nuove per arrivare alla produzione commerciale. Questo processo è lunghissimo e richiede dai 10 fino a 20 anni. Parlando appunto del panorama varietale, io ho creato queste liste un po' così varietali del fattore facile tardive in maniera un po' simpatica, ironica, dividendo una lista considerata la preistoria, quindi il giurassico, le varietà che ormai sono dei monumenti, una lista di varietà comunque legate al passato, che per molti di voi sarà una sorpresa vedere di un Drepia di Feodora ormai far parte del passato. Una lista di varietà più moderne, io ho rappresentato qua un trattore che lavora la terra in maniera un po' così meccanizzata e moderna. Sono le varietà nuove praticamente presenti sul mercato adesso di Fall Creek, che sono ormai considerate lo standard, più che è ancora all'interno di questa lista perché è ancora la varietà precoce, diciamo, principale. E le varietà del futuro, rappresentate con questa immagine di uno dei più bei film Ritorno al futuro, e queste sono le Fall Creek Collection, sono tutte le varietà
che fanno parte della comunità di Fall Creek. Ciao. La produzione richiesta dal mercato oggi è, non è la stessa del fare. Siamo passati da quasi a pochi anni fa, che era sufficiente di mettere una bacca blu confezionata in un cestino. Punto. Questo non c'era nessun'altra richiesta. Oggi il mercato è diventato molto più esigente. Ci vuole diversa attrezzatura, sapore e naturalmente ci vuole la produttività, se vogliamo qualcuno di coltivi, e naturalmente. Ecco, per capire la differenza tra la varietà, abbiamo un po' democratico questa, questa panoramica, diciamo, per cosa la vita viva, con un semplice punteggio da 0 a 3, perché per poter molto velocemente confrontare le varietà tra di loro. Quindi per sapore, per purezza, pezzatura, tipologia di pianta, efficienza della raccolta, tutti i fattori che determinano una varietà sempre sacra. Sappiamo, vediamo qua naturalmente la varietà, perfetta dovrebbe avere un punteggio da 3 a 3 più in tutti i settori. Questo ancora non avviene, vediamo con ogni varietà i suoi pregi, i suoi difetti. Noi ci piace dire che la varietà perfetta ancora non esiste, ma i nostri leader ci stanno lavorando. Se prendiamo per esempio una varietà molto più produttiva, che ha un punteggio di 3 più 1 nel sapore, 3 in produttività, però magari in efficienza della raccolta è un punteggio minore perché non è così facile l'aggiungimento del cespuglio, eccetera. Vediamo che ogni varietà c'è un punteggio, se prendiamo una Elliot addirittura un punteggio di 0 per quanto riguarda il gusto e la durezza, sappiamo che è una varietà. Eccolo qua, se vediamo le varietà nuove con l'Exo, per esempio, vediamo che se arriva un punteggio vicino al 3 è molto più frequente del rispetto. Ecco, oggi ci soffermiamo sulle 5 varietà nuove principali, diciamo, di Montop Shelf, Vado, Cargo e La Spolva. Partiamo da Blue Ribbon, nella varietà precoce, solo una settimana dopo Duke, quindi una della sua caratteristica principale appunto è la produttività, l'eccezionalità, la qualità del frutto e anche la precocità. Tra gli aspetti negativi possiamo evidenziare un portamento un po' a cespuglio, quindi non di facile, non è facile capire come coltivarla per un produttore abituato a coltivare una varietà in pelle. Però una volta capito come coltivarla è una varietà eccezionale. La scalabilità di produzione, di raccolta, lo capiamo anche dalla foto, vediamo che il capro sa parlare da frutti maturi a frutti verdi, frutti rossi, tutti insieme, quindi la scalabilità di produzione è quella che determina anche la scarsa efficienza della raccolta. La Top Shelf è una varietà media, stessa finestra di Draper, caratteristica del frutto eccezionalmente grossa, quindi pezzatura e resa da raccolta. Tra i difetti possiamo annoverare sensibilità alle malattie, ma non più di Draper, quindi diciamo che siamo in linea con Draper. Quindi nella stessa finestra di raccolta possiamo avere una varietà con performance di solito. Vediamo qua il frutto di Top Chef. Vediamo ora Vallo, varietà medio attiva, circa una decina di giorni, settimana dopo Top Chef. Varietà molto grossa di tessatura, facile da coltivare, molto produttiva. Vediamo qua le foto di Vallo che sono molto frutto molto attraente, molto bello. Che viene molto produttiva, come vediamo questo. Poi abbiamo Cargo, è una varietà tardiva, contemporanea di Liberty, con una qualità del frutto eccezionale, molto più conservabile, in atmosfera controllata, molto produttiva, efficienza della raccolta che concentra abbastanza. Tra i difetti, se possiamo considerare un difetto, l'eccessiva tende all'eccessiva produzione, quindi bisogna davvero portare bene per
per avere il massimo risultato. Ha una fioritura molto contemporanea e quindi necessita di avere tanti trombi, quindi bombi api in abbondanza per tempo nell'avanzamento. Se vogliamo che tutti i fiori siano impollinati. Vediamo la foto di cargo, molto eretta, facile da coltivare, molto facile. È molto duro. La scuola più tardiva, epoca aurora, molto produttiva, bellissimo frutto di altissima qualità, molto più dolce rispetto all'aurora. Tra gli aspetti negativi possiamo mettere la vigoria eccessiva della pianta, ma anche qui con una potatura adeguata riusciamo a gestirla. Con il caldo il frutto tende un po' ad appassire, però, e quindi noi la consigliamo, la sconsigliamo nelle varietà di zappa. Andiamo su la ricerca e sviluppo, cosa vuol dire? Noi tutte queste varietà vengono provate in giro per il mondo in diversi campi prova, non viene rilasciata una selezione, non diventa varietà se non ha caratteristiche qualitative migliori delle varietà esistenti. Noi vediamo qua per esempio questo grafico che parliamo di mezzatura, vediamo top size valido proprio molto grosse, intorno ai più di 20 mm. Vedono tutte le varietà nuove sono tendenzialmente posizionate da questa parte del grafico. Vediamo varietà più piccole, tipo l'Orton Evertime, se ci fosse io sarebbe ancora più giù. Il peso del frutto che è strettamente legato alla mezzatura, ora vediamo l'Official Valor sempre le più grosse in tutte le nostre prove che abbiamo fatto, con tutti i superano i 3 grammi. E vediamo tutte le altre varietà che hanno una mezzatura, un peso rilevante sui 2,5 grammi e tutte sopra 2 grammi. Anche la durezza è un aspetto molto importante in un mercato moderno, quindi vuol dire avere un frutto che si presta maggiormente alle manipolazioni, alla meccanizzazione e anche a supportare trasporti molto lunghi. Vediamo che tutte le varietà nuove sono tendenzialmente posizionate nella parte del grafico con una durezza quadrata molto elevata. Vediamo qui in fondo troviamo l'Aurora Vivere di Legacy, molto soffice. La conservabilità è un dato molto importante, shelf life è fondamentale in un mercato moderno. Noi facciamo le nostre prove a 28 giorni conservate in frigo normale. E vediamo qua, come sempre c'è il punteggio da 0 a 9, vediamo che diciamo che tutte le varietà nuove sono abbastanza posizionate bene in questo con un punteggio abbastanza elevato. Se parliamo di produttività, produzione per pianta, qui confrontando le medie precoci, vediamo una Blue Ribbon di Top Shelf in confronto a Duke & Draper, vediamo che siamo sulla stessa più o meno linea di produttività o anche superiore, e questo è molto importante per il produttore. Non sono varietà che sono solo migliori dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista produttivo. Questa è la produttività delle medie tardive. Qua vediamo Valo confronto a Draper, siamo lì, e siamo qua, vediamo Cargo e Lascoli in confronto ad Aurora e Liberty, che siamo addirittura superiori. Ecco, io ho concluso, spero di essere rimasto nei tempi. Caro Andrea, siamo noi, siamo poi. Bene, concludiamo il nostro convegno con un po' di ritardo, però abbiamo cominciato anche in ritardo, quindi non è tutta colpa nostra. Ho il piacere di chiamare adesso sul palco gli amici di Molari, Berries & Breeding,
che ci parleranno dei loro programmi di sviluppo varietale. È un'azienda molto innovativa che ha dato già dei contributi interessanti al settore dei piccoli frutti. Prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Io sono Jacopo Giuliani, il tecnico agronomo di Vivai Molari. Lei è la mia collega Monia Dallara, responsabile commerciale. Noi siamo un vivaio specializzato nella produzione di piante, di piccoli frutti e nel miglioramento varietale. Quest'oggi ci andremo a concentrare sulle varietà a nostra disposizione che meglio si adattano all'areale piemontese. Partendo dai lamponi, che sicuramente giocano un ruolo molto importante all'interno del nostro vivaio, tra le varietà rifiorenti vi vado a presentare De Rosa Dira e Aurora, ottenute entrambe dal nostro programma di miglioramento varietale. De Rosa Dira è una varietà precoce, molto rifiorente, molto produttiva. Il frutto è sicuramente chiaro e si stacca molto bene. Sono queste le caratteristiche che l'hanno resa una varietà di riferimento a livello globale, coltivata sia in areali caldi come il Messico, come la penisola iberica, sia in areali freddi come il Nord Europa e l'Est Europa. Aurora è una varietà tardiva che quindi, se coltivata insieme a Rosa Dira, permette di estendere il calendario di maturazione e permette di dilazionare il lavoro della raccolta, che sicuramente nel lampone è un lavoro molto oneroso. Leggermente meno produttiva di Rosa Dira, ma il suo punto di forza è sicuramente la pezzatura del frutto, in quanto è un frutto di pezzatura molto importante. Passando ora alle varietà unifere, una nostra varietà ottenuta sempre al nostro programma di miglioramento varietale è Dorotea. Noi consideriamo Dorotea come una varietà unifera in quanto la produzione rifiorente è molto molto scarsa e per questo consigliamo di gestirla come un'unifera. È una varietà sicuramente molto vigorosa, molto resistente, che la rende ideale alla produzione di astoni frigo conservati per avere poi una produzione programmata. Qui il punto di forza è sicuramente le caratteristiche organolettiche della frutta, che sono eccezionali. Faccio una piccola parentesi dicendo che Vivai Molari non è soltanto un vivaista, quindi propagazione di piante, vendita di piante, ma quello che facciamo soprattutto negli ultimi anni per rimanere più vicini all'agricoltore, per rimanere più vicini alle reali esigenze di qualsiasi territorio, è di andare a dare anche un supporto sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista di capire quali sono le singole esigenze dell'agricoltore, perché c'è chi fa export, c'è chi fa vendita diretta e quant'altro, per cui abbiamo messo a punto anche dei programmi di consulenza. Se l'azienda è nata negli anni 60, da circa un anno e mezzo abbiamo diviso l'azienda in Vivai Molari, conosciuta appunto per la produzione vivaistica e supporto agli agricoltori, e Giberris. Giberris è la nostra azienda dedicata alla ricerca applicata e al controllo delle varietà, per cui è un'azienda indipendente con una strategia del tutto dedicata. Ci sono diversi progetti per le nostre nuove selezioni di lamponi, tra cui anche un progetto internazionale che vedrà nei prossimi mesi il coinvolgimento dei più grandi nomi del settore a livello internazionale, non soltanto italiano, europeo e anche extraeuropeo. Per quanto riguarda la nostra attività, ci stiamo cercando di rispondere a tantissime domande, tra cui anche le linee premium, piuttosto che un progetto di frutta biologica, quindi comunque di piante che possano dare la certificazione biologica e prodotto italiano. Siamo attenti alle esigenze sia delle areali piemontesi ma anche del sud Italia, quindi comunque di areali un pochino più caldi.
Molari non è soltanto lamponi, infatti abbiamo deciso di dare un focus alla mora. Se c'è un calo di acquisti da parte delle famiglie italiane è anche perché la mora non ha quelle proprietà. All'interno di un cestino tante volte si trovano 10 gusti diversi. Questo è difficile dal consumatore, è difficile da accettare questa cosa, per cui la nostra ricetta è di alzare l'asticella qualitativa cercando delle more di prima qualità. Thomas stamattina ha pubblicato un bellissimo articolo relativo alle more dove si parla di un futuro di superfood, per cui con un valore nutrizionale pari ai mirtilli se non addirittura superiore. Questo è quello che noi vogliamo raggiungere. Abbiamo già in licenza delle varietà come Primark 45, come Natchez e come Washita, di cui prima ha parlato anche Cristiano, ma abbiamo anche delle nostre selezioni, tra cui una prima selezione avanzata, licenziata chiaramente a Molari come inizialmente dal gusto eccellente e di cui però faccio parlare io. Sì, come ha introdotto la mia collega, M06 è la prima selezione di mora rilasciata dalla nostra azienda. È una mora tardiva che come epoca di maturazione si colloca nello stesso periodo di Chester, coltivata nell'areale piemontese, solo che noi riteniamo che sia molto migliorativa rispetto a Chester. Come potete vedere dai dati raccolti, la pezzatura è una pezzatura maggiore rispetto a Chester, ma soprattutto il gusto è una mora molto più dolce, con maggiore gradi Brix e minore acidità. E proprio per questo pensiamo che possa alzare quell'asticella a cui noi puntiamo. Non ci fermiamo solamente nella ricerca, nel breeding di nuove varietà di mora interna, ma importiamo anche materiale da altri centri di ricerca come l'Università dell'Arkansas. Tra questi, in quest'anno arriverà Traveler e Mary Carmen. Traveler è una varietà rifiorente, di fatto è una Primark migliorata in quanto senza spina. Infatti Primark è tra i parentali di questa nuova varietà. Per quanto riguarda Mary Carmen, anch'essa è una varietà rifiorente, è una varietà con un vigore limitato che quindi permette una facile gestione e un'elevata produttività. Così come interessante è la qualità della frutta, molto buona, ottimo sapore e ottima la consistenza. Oltre a queste due varietà arriveranno anche 5 selezioni, una di queste rifiorenti mentre le altre 4 unifere, che andremo a valutare, andremo a selezionare, visto che ognuna di queste presenta delle caratteristiche estremamente importanti. Nel concreto, in Piemonte già quest'anno verranno fatti dei test con alcune aziende selezionate e poi nel 2023 ci saranno una buona quantità di piante disponibili per fare delle prime prove e anche dei primi impianti, insomma, anche un pochino più consistenti. Chiaramente sono varietà licenziate, per cui protette, e c'è tutto un sistema di royalties che sia dal punto di vista del nostro supporto come vivaista, ma soprattutto Encocal ha dedicato tutta una gestione del sistema di royalties un po' particolare, che comunque poi verrà meglio spiegata. Infine, per passare al mirtillo, oltre a essere presenti in Piemonte con le varietà di Duke e Draper, siamo esclusivisti come vivaio per Titanium e Megas Blue, due varietà elevato fabbisogno di freddo ideali per areali del nord. Per quanto riguarda Titanium, come ha presentato precedentemente Agrion, è una varietà precoce. L'epoca di maturazione è simile a Duke, solo che rispetto a Duke è un frutto di migliori caratteristiche organolettiche e molto molto più croccante. Megas Blue invece è più tardiva di Titanium, si colloca come epoca di maturazione, come il Draper,
Ciò che rende interessante questa varietà sicuramente è l'ottima pezzatura. Hanno anticipato già i nostri colleghi di Vivai Battistini, ma tra vivaisti bisogna sempre collaborare, per cui cercare tutti il miglioramento, e anche noi cercheremo in quest'anno, soprattutto dall'autunno, di avere disponibili le prime piante di Talisman. Talisman andrà probabilmente ad aiutare l'areale piemontese per andare a sostituire quelle varietà come Aurora, come Aurora soprattutto, che vanno a perdere di gusto, per cui quel problema che voi avete segnalato all'inizio. E soprattutto è importante inserirsi sia nella vostra finestra commerciale, ma anche successivamente con comunque un prodotto di qualità, come potrebbe essere, come sarà sicuramente Talisman rispetto a quelli già presenti in questo territorio. Niente, siamo stati brevi, speriamo di non essere stati troppo noiosi, soprattutto essendo gli ultimi, e grazie mille per la vostra attenzione. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti, ribadisco che adesso ci sarà un momento di rinfresco offerto da Retarder. Come antipasto abbiamo il nostro Carlo Lingua, che ha messo a disposizione questi mirtilli di seconda generazione, diciamo così. Ringrazio tutti e alla prossima. Buona stagione.